Beh, guarda, io penso che la memoria sia fatta di luoghi, la memoria sia identità di un territorio e quindi è fondamentale per me, insieme al mio gruppo, portare avanti queste memorie, queste storie, storie di persone, storie di ragazzi. Il 23 dicembre del 1961, lungo la ferrovia Cosenza-Catanzaro, in prossimità proprio della città di Catanzaro sono morte 71 persone, 31 di decollatura, la maggior parte erano studenti, studenti che si stavano recando a scuola per studiare, per migliorare il loro status quo. Quindi oggi diventa centrale e fondamentale porre l'accento sul trasporto pubblico locale, è fondamentale parlare di questa ferrovia, di quello che avevamo, di quello che è adesso e di quello che necessariamente dovrà essere il domani, insomma. Quindi noi abbiamo sulla ferrovia Cosenza-Catanzaro un'interruzione praticamente a metà linea, cioè da Rogliano verso Soveria Mannelli il transito ferroviario dal 2011 è sospeso a causa di gravissime criticità, ci sono state delle frane, degli smottamenti e quindi funzionano solo ed esclusivamente le due ali laterali. Da Soveria verso Catanzaro e da Rogliano verso Cosenza, e questo ha causato dei problemi abnormi per tutte quelle comunità che, come Carpanzano, vivono nelle aree interne. Beh, allora io ti anticipo e dico che ci sarà sicuramente un secondo volume sul disastro ferroviario, dove io mi occuperò di un altro aspetto, di altri aspetti che non ho trattato in questo precedente volume. Mentre poi ci sarà anche un altro libro, ed è in avanzato stato di lavorazione, proprio sulle calabro-lucane. Quindi, questo sei la prima persona oggi ad avere questa notizia, e quindi ci sto lavorando da un bel po'. È un lavoro su tutte le linee delle calabro-lucane. Quindi è un lavoro molto dettagliato che mi sta consentendo di imparare un sacco di cose nuove. Mi sta facendo girare su e giù per la Calabria e non solo, anche in Puglia, in Basilicata, proprio per approfondire questi studi.